Allenatori, lo so, voi volete vedere la casa finita, ma no, oggi speciale 800.000 iscritti, il tour dello studio di Federic. Siamo quasi vicini ai 900.000 e vabbè, dai, va bene lo stesso, no? Ma prima vi faccio vedere l'esterno, la chiamo la galleria. Ci ho messo un po' per farla e adesso capirete perché. Venite. Ho scelto un colore ben diverso, un po' più sull'arancione, perché lungo la galleria, questo corridoio, c'è lo studio. Ma perché galleria? Guardate che bellezza. Qui sono esposti tutti i set Pokémon dal lontano 1998 ad oggi. E la galleria si estende ancora e ancora verso quella porta, che però ancora non posso mostrarvi, che vi mostrerò presto perché la stiamo ultimando. Qui abbiamo tutti i set di Nero e Bianco, qui abbiamo quelli della serie X e Y e anche Sole e Luna, per poi spostarci a un tasto dolente, Diamante e Perla. Già, c'è un buchino qua, purtroppo sì. Ahimè, non le ho trovate, ma le sto continuando a cercare e quando le troverò il puzzle del millennio sarà completo. In un prossimo video, ai 900.000 iscritti, vi mostrerò quella stanza lì che in confronto a quello che vedrete oggi è un altro livello. Adesso capirete il perché. Andiamo. Tanto scusate per l'eco fuori. La porta vetrata è una delle chicche che vedrete oggi. Ho tanto di cui parlare, quindi mettetevi comodi perché ho veramente tanto da spiegarvi, soprattutto perché quello che è esposto nello studio è legato tutto ai ricordi. Non ha niente a che vedere con la mia reale collezione, che ripeto è collocata da un'altra parte, e questo ve l'ho detto già più volte. Qui ci sono tutti quegli oggetti che quando io li vedo, quando mi sveglio la mattina, devo avere sempre di fronte agli occhi. Partiamo quindi dallo sfondo dei video. Direi di partire da questo. Ok? Anche perché poi per quanto riguarda la postazione c'è da fare un discorso più tardi e dovrò anche illustrarvi i vari brand che ci hanno aiutato alla realizzazione, ok? Allora, innanzitutto tutta la libreria è stata fatta su misura e quindi anche customizzata con i LED. I LED sono una parte fondamentale del video di oggi perché sono ovunque e quindi con questo telecomando posso andare a, vedete, spegnere e accendere. Poi si possono creare anche altri colori, per esempio anche qua sotto in ogni scaffale c'è il suo LED, ma io preferisco comunque lasciare le due vetrinette, proprio come il vecchio studio. Queste piccole chicche per chi ci segue da tempo. Una domanda che mi fanno spesso è: Fede, ma i prodotti con i LED non si vanno a scolorire? La domanda è lecita e la risposta è sì. Ovviamente tenendo un prodotto troppo attaccato al LED va a scolorirsi, ma ovviamente dipende da quanto tempo voi andate a fare questa cosa. Io li accendo soltanto quando registro, ok? Il resto della giornata sono spenti e quindi non succede niente se ogni giorno prendono 20 minuti di LED. Comunque ho voluto selezionare i display ed essendo lo studio di Federic aperto dal 2012, i display da quella data in poi, ok? Quindi abbiamo esposti tutti i display da quando ho aperto il canale. Partiamo dall'era X e Y a salire fino a Scarlatto e Violetto. Questo per me è fondamentale perché, ripeto, lo studio di Federic racconta la mia storia. Ci devono essere tutti quegli oggetti che ovviamente mi rappresentano. Casi eccezionali, per esempio questi, che io devo per forza avere nello studio perché non posso non mettere il set base in prima edizione, no? Che racconta la storia Pokémon nello studio di Federic. Come non posso mettere i mazzi, no? Che mi hanno accompagnato nel gioco quando ero bambino. Come non posso mettere i miei tre preferiti. Neo Discovery, Genesis, Revelation, sto cercando il Destiny. Sono praticamente tutti quei box che io ho sempre sognato di avere e che non posso mettere qua dentro. Quindi queste parti qua sono forse la cosa più importante qua dentro. Ma poi ci sono tantissime altre chicche. Per esempio sono un collezionista di peluche di Pikachu e quindi ho messo, no, gli ultimi usciti, ho messo i manga, ho messo anche alcuni dei box break che farò in futuro. Per esempio abbiamo qua Ex Deoxys, che non ce lo facciamo un bel box break, eh? Dobbiamo tornare con i box break, quindi li ho messi qua, li ho prelevati dalla banca e li ho messi qua proprio per andare poi successivamente a spacchettarli. Abbiamo anche i giochi che mi hanno accompagnato in questi anni: Spada e Scudo, Scarlatto e Violetto, Let's Go Pikachu e Eevee, Diamante e Perla. Tutti quei giochi che mi hanno aiutato ad arrivare a questi 800.000 iscritti. E quindi ho creato delle mini
impostazioni con le varie Nintendo Switch in edizione limitata e anche degli oggetti di quando ero un po' più piccolo, quindi abbiamo qui l'album completo delle figurine, l'album della Sword Island, e la prima carta Pokémon Jumbo, tutti quegli oggetti un po' più particolari. Abbiamo anche degli oggetti di mia creazione, quindi per esempio qua abbiamo le Mystery Box, queste le ho messe perché sono praticamente il punto più alto della mia carriera su YouTube. Quando ho caricato il video delle Pokéball Surprise hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni, quindi non potevo non metterle qui. Abbiamo anche degli oggetti del mio primo viaggio in Giappone, quindi vedete, abbiamo i Pikachu speciali che ho comprato ai Pokémon Center. Non so se state capendo che tutto quello che è stato messo, e lo ripeto, fa parte di un percorso, ok? Quando io entro qua dentro e guardo un determinato ripiano, mi vengono in mente dei ricordi. È per questo che c'è un mischione di roba qua dentro e non c'è un fil logico. Altra cosa, ho voluto mettere per esempio la mia collezione di Skyridge, quindi tutte le carte della serie Skyridge olografiche, perché le conservo da quando sono bambino e quando ho aperto i grading, la casa di creazione, le ho fatte valutare tutte e le ho volute sistemare qui. Anche questo è un ricordo fondamentale, perché le ho prese quando ero piccolo, le ho fatte gradare e stanno ancora qui con me. E a sorpresa hanno preso anche dei bei voti. Tra l'altro questa regalata da uno di voi, un fan, nella serie a Federic regalano cose, non ho potuto non metterla. Ci sono anche cose un po' più, no? Tipo questa è palesemente falsa, però anche questa è inerente al canale, potete crederci? La serie si chiamava Se indovini il prezzo te lo compro, l'avevamo fatto su eBay. Niente, indovinando il prezzo di queste statuine le ho comprate e le ho messe qua. Robe assurde. Poi abbiamo anche altre cose che sono non legate ai ricordi, ma magari un punto di vista più collezionistico, estetico. Per esempio abbiamo, vedete, le Pokéball speciali. Guardate che figa sta cosa, che se la tocchi si illumina. Questa è una chicca, eh? Ma questa è una figata. Questa è veramente una figata. Non potevo non mettere una cosa del genere in studio. Ci sono alcune cose a cui sono particolarmente affezionato e altre invece prettamente estetiche, come i peluche sono estetici, gli estate sono un meme, le statue anche sono qualcosa di prettamente estetico. E poi, una volta che vi ho spiegato lo sfondo, andiamo a vedere anche qualcos'altro di ancora più di quando ero piccolino. Perché tu qua, Giampi, non so se lo sai. Vai, spiegami. Ma io ho conservato tutti i miei vecchi giochi e console di quando ero bambino. Qui abbiamo il mio primo Game Boy Color, abbiamo il Game Boy Advance, il Micro, il Nintendo DS, a salire fino ad arrivare a poi agli ultimi giochi che ho portato su YouTube. Anche questo non ha un vero e proprio valore, se non sentimentale. Qua non parliamo di oggetti da migliaia di euro. Ovviamente il Nintendo DS è scassato, cioè non so se ti rendi conto. Ok. Sì. Questo è solo un ricordo per me. Le giornate passate in spiaggia lì così, no? A spaccarselo in testa. Questo per me è il reale valore, ecco, di questo oggetto. E l'ho voluto inserire qua anche nella vetrina dei ricordi. Cosa succederà quando usciranno altri giochi? Altre espansioni? Per forza di cose, qua è pieno. Andrà tutto in fondo alla galleria. Infatti, come avete visto, non c'era il quadro di Spade e Scudo, non c'è ancora il quadro di Scarlatto e Violetto. Continuerà la galleria di là man mano che usciranno. I quadri sono sicuramente il mio progetto più grande, è forse la cosa che bramavo di più di completare a livello di collezionismo, partendo proprio da questo. Questo è praticamente il quadro che parte dal set base fino a Gym Challenge, sia in prima edizione che a Limited, per poi a continuare nella versione Neo, quindi parte da Neo Genesis fino ad arrivare a Skyridge e poi con tutti gli altri che vi ho mostrato fino ad arrivare a Spade e Scudo e Scarlatto e Violetto. Come vedete, alcune delle bustine non le ho ancora completate, anche se in realtà in parte sì. Vi spiego meglio. Vedete che qua mancano per esempio le Neo Revelation, le Neo Discovery a Limited, ma io ce l'ho qui, vedete? Io potrei tranquillamente prendere questo, aprirlo, prendere la bustina e metterla là dentro. Perché non lo faccio? Perché ovviamente sarebbe un peccato aprire il blister o il box. Però io dentro di me fattualmente ce le ho. Quando troverò le ultime che mi mancano, ovvero Neo Genesis in prima edizione, me ne mancano esattamente tre, perché poi le Neo ce l'ho qui in prima edizione, vedete? Quelle qua. E poi non sto di certo a svitare e mettere le bustine in continuazione. Mi mancano quelle tre, quindi finché non trovo quelle tre non starò ad aprire box o fare altre cose. Però arriverà sicuramente quel momento. Vorrò vederlo completo questo quadro. Ecco. Non so se riuscirò a trovarle, ma quando
le troverò, sicuramente farò un video dettagliato dove vi racconterò la storia di questi quadri. Io ci ho messo letteralmente 20 anni a completarli e vi racconterò singola bustina come l'ho ottenuta, gli aneddoti e cose. Abbiamo anche degli oggetti della collezione mica indifferenti nella stanza, comunque qualcosina interessante l'ho messa. Ho messo l'uncut sheet del set base Unlimited. Ricordo che questo tipo di oggetto è proprietà della Wizard of the Coast, quindi un oggetto che sicuramente sarà passato in asta, chissà che storia assurda ha vissuto, e l'ho messo qua perché poi non potevo non tenermelo a fianco tutti i giorni, perché è veramente una bellezza per gli occhi. Abbiamo anche altri oggetti molto interessanti, ad esempio qua abbiamo il Charizard in prima edizione, sapete che 10 non esiste, quindi abbiamo quello 9, il First Edition in BGS, appunto il PSA, anche delle carte un po' più significative, forse le mie preferite dell'era X, abbiamo Espeon e Umbreon Gold Star. E qui voglio ringraziare Game Custom, lo trovate su Instagram, perché guardate un po', mi ha creato questa box su misura con appunto la scritta Federic che li risalta molto, e queste due sono veramente delle perle, perché gradati in lingua italiana ne esistono forse 4 a dir tanto. Detto questo, abbiamo altri oggetti da collezione qua, insomma alcuni dei miei successi più grandi che ho fatto in questi anni, dal mio libro al diario scolastico, al golden ticket, alle bustine che escono nelle edicole, box di Moccia, sia Flash Flashback che Primo Impatto, il box break del set base in prima edizione, insomma sempre ricordi su ricordi. Detto questo, abbiamo parlato insomma degli oggetti più interessanti dello studio, ma adesso partiamo dalla operatività, la possiamo chiamare così? Direi proprio di sì. Parte operativa, no? Questa, dall'ultimo video, è cambiato qualcosa, eh? Lo studio speciale 500.000 iscritti. Questa volta ho adottato non un monitor, ma ben 3, seppur uno è veramente colossale, ok? È gigantesco e questo vi posso assicurare che per le live e per registrare i video è una bomba. Anche perché quando registro tendo ad aprirmi tante finestre, ok? Mi apro una finestra qua, una finestra qua, una finestra qua, riesco ad avere una visione chiara di quello che devo fare. A livello invece di registrazione, tutto quello con cui registro la mia attrezzatura la lascio in descrizione, quindi troverete una carrellata di link utili, quindi lascio per cortesia, non ci guadagno nulla a farlo, però insomma ci tengo perché ricevo troppe domande su cosa uso. Ho anche una telecamera dall'alto, questa è stata fatta per le live, anche se attualmente non le sto facendo, punto in un futuro più tranquillo a farle. Qui abbiamo invece la postazione per registrare col telefono, io mi ci trovo veramente benissimo e anzi gli ultimi telefoni sono una cosa spettacolare, quindi non ha senso usare questa, uso il telefono, si vede benissimo e lo vedete tutti i giorni. Abbiamo appunto il braccio che può essere spostato da sinistra verso destra, quindi anche questo è stato cambiato dalla vecchia postazione, il quale aveva un braccio che pendeva dall'altro, scomodissimo, ma l'Elgato ha creato questo braccio che è veramente di una comodità eccezionale. Elgato, che tra l'altro ringrazio oggi perché ci ha regalato i bellissimi keylight e anche i pannelli fonoassorbenti, ci ha regalato anche lo Stream Deck, questo top perché posso fare questa cosa così e tantissime altre funzioni dello Stream Deck, ma lo potete scoprire, lascio sempre tutto in descrizione. E in realtà tutto quello che vedete principalmente è Elgato, dalle aste e non, per gli streamer, per gli influencer, per qualsiasi tipo di lavoro online, Elgato top. Io ve lo dico. Ringrazio anche la Logitech, perché in questo caso ci ha fornito anche questa bellissima tastierina piccolina, comoda, non ingombrante, anche questa per le live la metto da una parte, scrivo velocemente, super utile, e wireless. E anche il mouse, anche questo qua piccolino, sempre della Logitech, anche questi in descrizione. Per l'audio ho lasciato le mie vecchie cuffie, queste c'hanno Giampi letteralmente 12 anni, ci credi? Cioè 12 sì. Anni. Queste le ho usate probabilmente a Amadeus in televisione, ai pacchi, cioè una roba veramente non seria. Però mi ci trovo talmente tanto comodo che non l'ho mai sostituite. E sono attaccate alla Go XLR. Prima c'avevo una Focusrite, ho voluto cambiare, anche perché questa a livello di LED, e sì, caschiamo sempre sui LED, alla fine è veramente troppo troppo comoda. E poi super carina estetica, quindi l'abbiamo voluto utilizzare, anche se appunto a livello di prestazioni è comunque top top top. Ho cambiato anche il microfono,
Questo è un Newman, non mi ricordo il modello, lo lascio in descrizione. Anche questo super carino. Per quando voglio vedere la telecamera durante le live, c'ho questa, che è una specie di com'è che si chiama? Tu che sei il tecnico. È un monitor. Un monitor esterno per, esatto, per la telecamera. Per la telecamera, così che posso vedere quello che proietto qua lì. Ma in realtà è inutile, perché tanto, ripeto, con l'elgato lo attacchi, puoi vederlo comunque anche qui. Quindi è una chicca stupida, ma l'ho voluta mettere, ci sta e mi aiuta parecchio. Per me della vecchia scuola. Eh sì, dai, passiamo a questo PC. Finalmente, no? Anche questo è stato cambiato. Questo si apre così. Questa è una figata, eh? Eh sì. Questa è una chicca. Questa è una... La gate. Dall'altro, da spolverare, devo dargli una passatina. Però dai, è una cosa pazzesca sto PC. Anzi, anche questo vi lascio tutte le caratteristiche in descrizione. Sia per giocare che per montare, è veramente qualcosa di... È una bestia. Mi pare che l'ho pagato sui 5.000 questo. E già c'ha qualche mese, ma è una roba ve lo dico a fa. E l'ho voluto customizzare con il Charizard preso al Pokémon Center, l'adesivo. C'avevo il vecchio logo Frederick su quell'altro, ma vabbè. Ho voluto mettere questo che è un po' più originale. Carte, in realtà la stanza è disseminata di carte. Ecco qua, per esempio, stavo controllando gli ultimi arrivi di upgrading. Ho fatto gradare alcune carte che poi vedete su YouTube, negli shorts, eccetera. Come questo Charizard che mi ha preso 10 in italiano, io ancora non riesco a crederci. E poi vabbè, ho preso anche un 5 giusto per fare delle prove, altri 10. Ho preso un 9 perché ho fatto gradare un po' tutta la mia collezione di Destino Sfuggente, ma anche altre carte più vecchiotte, tipo questo Charizard in prima edizione, Destino Splendente. Insomma, continuo a far gradare carte con i grading. E a tal proposito, se anche voi volete gradare le vostre carte ai grading con il codice Frederick10, avrete anche il 10% di sconto. Trovate tutto sul sito, comodissimo. E se non volete mandare le vostre carte compilando la lista online sul sito eccetera, potete farlo tramite gli grading point. Un sacco di negozi specializzati in Italia hanno il servizio di grading point, quindi potete portare le vostre carte al punto di ritiro, ve le danno e ve le danno il giorno dopo. Una cosa comodissima, ragazzi. Cioè, comodissima. Che ve lo dico a faccia? Cioè, portate le vostre carte, gliele date e ve le ridanno una settimana dopo, proprio così, fast. Non dovete fare niente. Vabbè, io vado, dai. Avete una lista infinita di posti in tutta Italia. Cioè, abbiamo più di 50 negozi che aderiscono al programma Grading Point, quindi... Allora, prima di passare alla parte degli altri monitor, devo ringraziare 9bat, che è questo sito specializzato in loghi, che ci ha creato. Quello è clamoroso, eh. Questo è bellissimo. Ma non solo crea loghi personalizzati, c'è anche tutta una gamma di loghi loro che mettono già in vendita, quindi pronta consegna, ma fanno anche quelli su misura per voi. Quindi la cosa figa è che questi loghi non solo arredano, ma creano proprio un'atmosfera, ok? Perché se io adesso... Spegniamo tutto, già. Spegniamo tutto. Tra l'altro, questo non so se devo mostrarlo, ma abbiamo creato anche il cartongesso con questa specie di, vabbè, chicche. Spegniamo questo. Wow, capito? Cioè, crea proprio atmosfera. E devo dire che è veramente una gran figata. Io l'ho scelto blu, ma poi potete customizzarlo con un sacco di altri colori, tutti i led diversi eccetera. Molto 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 figo. E ringrazio 9bat, che vi lascio in descrizione. Accendiamo tutto, va? Mi sono dimenticato di dirvi che se nel vecchio studio io volevo fortemente un mini frigo, in questo non ho trovato il posto per metterlo. Cioè, l'altro studio era stato fatto per mettere il mini frigo, lo volevo fortemente, qua non ho un posto. O meglio, ce l'ho, lo potrei mettere là, ma poi esteticamente fa schifo, quindi niente mini frigo. E adesso manca soltanto una parte, ovvero la parte operativa, dove ogni tanto monti video. Non sia mai, Dani, scusami, ma ogni tanto li monto anch'io, perché quando sono di corsa, no? E non sono mai di corsa, giustamente. Allora, questa è la postazione dove passo più il mio tempo. Abbiamo due monitor in particolare mandati dalla OC, che ringrazio tantissimo. Gli AG274 sono due monitor veramente fuori di testa. E anche se ho il bestione, vi posso assicurare che questi, per editing e creazione di contenuti, sono veramente fenomenali. Adesso ve li faccio vedere più da vicino. Intanto hanno altissime prestazioni, quindi anche per il gioco volate, è un altro mondo. Non sia mai
che non abbia l'illuminazione LED, no Gian? Altrimenti non saresti. È perché qua dentro non ce n'è comunque. No, retroilluminati per creare anche l'atmosfera, e ci sta. E la cosa figa è che non hanno i bordi sui lati, quindi si possono comunque attaccare. Io ho scelto questa soluzione perché posso anche spostarli, girarli in base alle mie esigenze. Questi sono in particolare da 27 pollici l'uno, ve li lascio comunque in descrizione, perché per lavorare al PC non esiste di meglio, anche perché hanno un prezzo straconveniente. E come detto, li utilizzo sia per il gioco sia per l'editing, e io gioco tanto. Infatti là abbiamo anche il mio vecchio pad dell'Xbox. Ma quanti anni c'ha ormai la prima Xbox? Cioè, secondo me 15 anni 15 ce li ha. Cioè, quello ce l'ho dalla mia prima Xbox. Cioè, cambiare le cose io no, come le guffe. Comunque, infatti, questo stavo dicendo, no, tu collezionista in tutto, pure nel pad del... Non esiste. Abbiamo sempre comunque accessori Logitech, quindi ho scelto il mouse super ultra leggero. Questo, ragazzi, è veramente una piuma. La tastiera anch'essa stupenda, con l'illuminazione LED, come abbiamo già detto. Insomma, LED ovunque. Poi abbiamo giusto qualche altro elemento di arredamento, sempre oggetti a cui sono affezionato. La Golden Box che ho preso sbarco in Giappone, appena arrivato, Golden Box, perché dovevo prendermi per il 25esimo anniversario. La statuina di Pikachu che ho preso alla Rinascente a Milano, quando abbiamo fatto l'evento Pokémon con esposta la mia collezione di videogiochi. La Collector Precious che chiude l'arco narrativo di Spada e Scudo. Il mazzo di Yokohama, anch'esso recuperato nel mio ultimo viaggio in Giappone ai mondiali. E poi, in realtà, io sono un grande amante, Gian, di quadri firmati, in particolare firmati dagli artisti Pokémon. E quindi qui tappa buchi, perché? Perché in realtà qua ci sarebbe lo spazio per il milione, ma visto che il milione non c'è ed è abbastanza triste come cosa, lasciamo questo per ora, ok? Quadro di Ariga, illustratore Pokémon veramente incredibile da trovare senza il tu, perché sapete che gli artisti firmano con per Gian, per Federic, invece no, qua è firmato solo Ariga. Esatto. Incredibile. E poi play button, gli ho levato i LED, questo è il primissimo play button, però ora non li fanno più così. Cioè, questo è proprio il primo con la cornice. La cosa brutta sarà, se mai dovessi raggiungere il milione, saranno diversi. Questa cosa mi darà troppo fastidio, anche se quello vecchio era tipo grande così, se non sbaglio, cioè era tipo gigantesco e pesava un botto, era un po' più piccolino. Quindi teoricamente dovrebbe entrare in attesa di... Speriamo. Iscrivetevi! Dai, su. Visto che io non ho voglia di passare il resto della mia vita dal chiropratico, ho scelto questa Herman Miller, che è una sedia praticamente medica. Infatti lo potete vedere anche dalla struttura, che si adatta perfettamente alla spina dorsale. Sembra tutta una sponsor sto video, ma in realtà non è una sponsor, l'ho pagata. E soltanto due sono gli sponsor, il gatto e i monitor in questo caso. Però molti oggetti li ho comprati, e questa qua proprio, anche se costa veramente tantissimo, perché mi pare questa serie costa tipo più di 1500 euro. Sì, ho controllato, però lo volevo. Però una visita al chiropratico costa 150. Sì, cioè, e poi ne devi fare un po', ne devi fare un po' un percorso. Quindi io questa, ragazzi, vi posso assicurare che cioè, voi non avete idea di quanto è comoda e di quanto effettivamente mi ha risolto tanti problemi che ho alla schiena, perché comunque passando tante ore al PC comunque si adatta quando registro gli spacchettamenti, no? Non è tanto estetica, perché ora gli youtuber c'hanno quelle cose dietro, no? Però è funzionale. È funzionale. E... comunque confermo sulla comodità e non mi è pagato per farlo. No, è veramente comoda. Detto questo, problemi di eco ne ho avuti qua dentro, perché comunque la stanza era letteralmente vuota e ho dovuto riempirla il più possibile. Ho adottato questa tenda, vi dico anche le cose meno importanti, ma tanto voi volete sapere tutto, che si può alzare e abbassare in base appunto a cosa devo fare. Quando registro la alzo, ed è anche abbastanza d'arredamento, perché comunque ci sta con il resto della stanza, altrimenti vedreste la finestra. Ottima, perché devo trovare un modo per farvi sentire bene l'audio, ed è stato veramente difficilissimo, perché comunque avendo la porta in vetro che non è completamente ermetica, qualcosina si perdeva. Con questa soluzione però sentite l'audio è funzionale, nonostante stiamo usando un microfono della telecamera e non il nostro amatissimo. Ora, visto che vi ho detto che sono un grande amante di quadri firmati, ne ho uno in particolare, il mio più importante attualmente, perché ne esistono soltanto una decina al mondo, ed è questo qui, che tra l'altro vi ho mostrato anche più volte in vari TikTok, cose, shorts. Ed è firmato da due director di Creature Inc., sono praticamente quelli che fanno le carte collezionabili Pokémon, ed è stato dato in tutta Europa, se non sbaglio, in lingue diverse, per un concorso della Mondadori. Veramente parliamo, ragazzi, di tanto tempo fa. Poi abbiamo altri
altri, altre cosettine carine che ho voluto appunto incorniciare, il quadro qua con le varie interviste fatte con Pagnini, cosettine. Poi in realtà ho altri quadri, ma vi ho detto, è in espansione lo studio, ve li mostrerò sicuramente in un prossimo video, perché non finisce qui, c'è ancora qualcosina da mostrarvi, ma per il momento silenzio stampa, proprio silenzio. Io chiuderei, Gian, chiuderei proprio per quelle persone che sono miscredenti, okay, e diranno: ma Fede, le bustine che non hai messo nel quadro dove sono? Visto che io so che poi ce lo scriveranno: no, non è vero che ce l'hai, cose, ok, adesso, perché poi lo so. Ok, ok, Gian, ci siamo? Eh beh sì, sono, ci siamo? Fisicamente sì. Ok, è inutile che tiro tutte le volte giù il quadro. Quando sarà completo, che ne mancheranno una, due, potrò metterle, perché ne mancano una sicuramente di Neo Genesis, che è Lugia, e poi mi mancano due in prima edizione di Neo Destiny, tutte le altre le devo solo inserire. Quando sto lì lo tiro giù, non c'ho voglia, anche perché per arrivare lassù mi serve veramente una grow, quindi ok. Spero che questo tour vi sia piaciuto. Ricordo, tutto quello che avete visto ve lo lascio in descrizione, a parte i box set base per edizione che non ve lo lascio in descrizione, tutto quello della postazione lo lascio giù in bio. E niente ragazzi, grazie a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale e arriviamo a questi 900.000 iscritti, che poi facciamo il count per il milione, perché c'è quel muro lì così mi dà veramente troppo fastidio, quindi conto su di voi, lasciando un mi piace se il video vi è piaciuto. Un bacione grande e dai, c'è voluto tanto, ma ce l'abbiamo fatta. Ciao.